chiudo, dopo l'intervento di Paolo Ferrero potrete fare domande, quindi cominciate a prepararle e poi vedrete direttamente qui. Paolo Ferrero, oltre a tirare i fili delle varie sollecitazioni sul libro che sono arrivate sia da Di Stefano che da Tarantini, mi interessava anche un accenno alla parte dove si parla di beni comuni, che peraltro può essere un messaggio in qualche modo a Tarantini, che di beni comuni gestendo A2A, per quanto riguarda l'acqua, l'energia stessa e altro, si occupa. Beni comuni che nell'orizzonte delle cose rispetto alle quali cambiare prospettiva, cambiare atteggiamento, ricoprono sicuramente una parte fondamentale e importante, certamente quanto il lavoro e certamente quanto il cambiamento nel mondo della finanza che abbiamo visto finora. Quindi un accenno a quello, e poi ovviamente tante sono state le sollecitazioni. Bisogna tenere qui sotto perché si stacca il filo. Scusate, io sto in piedi perché non faccio dei numeri, poi soltanto mi fermo qua. Anche se fosse stato un incoraggiamento mi sarei fermato uguale. E innanzitutto volevo ringraziare Fenaroli per l'intervento, ma soprattutto per l'impegno che sta mettendo, nel senso che io penso che, diciamo così, il senso civico e di responsabilità verso la comunità, prima ancora che la politica, che Fenaroli segnala dopo tanti anni in Camera del Lavoro adesso, su questa vicenda delle elezioni, con questo tipo di ragionamenti, io penso che vada ringraziato, come dire, non l'obbligava il Padre Eterno, diciamo, a fare questo, e penso proprio che vada ringraziato. E Fenaroli, ci conosciamo da un po' di anni, lui mi dice sempre: io sono un moderato, però stando sul terreno delle questioni finanziarie, Reagan nell'82 propose di inserire il pareggio di bilancio in Costituzione negli Stati Uniti, e la maggioranza della Camera era repubblicana negli Stati Uniti. Bocciarono il provvedimento perché ritenevano una stupidaggine colossale inserire il pareggio di bilancio in Costituzione, cosa che invece il Partito Democratico assieme al PDL e l'UDC hanno votato qualche settimana fa in Italia. E negli Stati Uniti, quindi diciamo così, ci sono dei moderati che se stanno solo fermi qua in Italia si ritrovano, diciamo, non lo dico dove, perché insomma c'è il rischio che la questura entri ad arrestarci, perché qua basta rimanere fermi rispetto allo spostamento a destra pazzesco che si è visto in Italia, e non solo in Italia per certi versi. La legge sulla divisione tra banche commerciali e banche di investimento, che veniva prima citata da Tarantini, fatta nel 1933, se non ricordo male, negli Stati Uniti, ma fatta da Mussolini in Italia, cioè fatta nel complesso dei paesi industrializzati, diciamo così, dopo la crisi del 1929, perché si erano accorti che c'è una cosa molto semplice: che se gli speculatori possono speculare coi soldi degli altri, hanno meno vincoli che a speculare coi propri. E quindi che bisognava dividere i loro, quelli che uno li prestava per speculare, da quelli dei risparmi delle famiglie, banalmente. Invece oggi stanno speculando con i risparmi delle famiglie, con i vostri fondi pensione, con mille motivi. Queste leggi, fatte in tutti i paesi occidentali, negli anni 30, tra il 33, 34, 35, sono state sostanzialmente abolite da Clinton nel 92, che aveva preso abbastanza finanziamenti da Wall Street per la sua campagna per le presidenziali, cosa che dovrebbe far riflettere quando dicono che bisogna abolire il finanziamento pubblico ai partiti e permettere solo i finanziamenti ai privati, salvo poi scandalizzarsi se l'Ilva ha oliato le ruote sia del PD che del PDL a Taranto, e poi magari si scopre che c'è gente che ha chiuso gli occhi, le orecchie e tanto. Però Clinton l'ha abolita nel 92. In Italia sostanzialmente credo sia il compagno Giuliano Amato, diciamo, che ci ha messo una mano quando ha privatizzato le banche di interesse nazionale e ha, diciamo, modificato una serie di regole. Però qua mi fermo per dire che effettivamente
non solo chi sta fermo rischia di trovarsi molto a sinistra, diciamo, quindi oggi un socialdemocratico di 30 anni fa risalta con una posizione assolutamente clamorosa, ma cosa altrettanto vera, che la demolizione sistematica e voluta di tutti i vincoli alla speculazione, alla finanza e quindi alla distruzione dei diritti e dello Stato sociale è stata fatta, ahimè, in modo bipartisan da centrodestra e centrosinistra negli Stati Uniti, ma in Europa. Il trattato di Maastricht, io sono orgoglioso di fare il segretario di un partito che è l'unico che ha votato contro nel 92 ai trattati di Maastricht. Il trattato di Maastricht è stato fatto quando in Europa governavano soprattutto governi socialisti. Eppure il trattato di Maastricht e poi il successivo trattato di Lisbona, votato nell'agosto 2008 all'unanimità dal Parlamento italiano, agosto, noi eravamo già fuori, la Lega Nord, che dice tanto contro l'euro e avanti, ha votato il trattato di Lisbona assieme a PDL, UDC, PD e Italia dei Valori, che costituzionalizza una cosa assurda, e cioè che la Banca Centrale Europea può prestare i soldi alle banche private ma non agli stati, e così le banche private speculano sugli stati che si ritrovano, diciamo così, nel mezzo della speculazione finanziaria. Quindi io penso che la discussione su questi temi ci ponga un problema che affronteremo in parte domani mattina nell'assemblea convocata dall'appello Cambiare si può, ed è il fatto che centrodestra e centrosinistra su questi nodi fondamentali per la vita delle persone hanno drammaticamente posizioni molto simili, molto simili. Non dico identiche perché identiche è qualunquista, ma molto simili tanto da non aver determinato elementi di cambiamento. Roosevelt era enormemente più a sinistra del compagno Bersani, non un po', enormemente, perché ha messo la mordacchia al capitale. Qua dentro il PD non si riesce a fare una discussione seria su questi temi, e quindi io penso che bisogna politicamente costruire una posizione che invece riprenda la grande tradizione keynesiana, e assieme a questo il tema dei beni comuni, della riconversione ambientale avanti, e cioè di come la economia non è affidata nelle mani di pochi potenti che fanno i propri interessi, ma di come il tema della programmazione economica è il grande tema della democrazia, perché questo è il nodo. Noi non è che possiamo essere chiamati a votare se il campo nomadi va chiuso o no, e invece se tuo figlio può lavorare o no, questo lo decide qualcun altro. No, l'economia deve essere dentro una discussione democratica. Questo è il punto di fondo che a me pare era stato acquisito, diciamo così, dal New Deal negli Stati Uniti negli anni 30, era stato acquisito nel secondo dopoguerra da tutte le formazioni politiche, perché qui la Democrazia Cristiana, Fanfani anche era molto più a sinistra, è così l'idea. Ma Mattei, ma volete mettere Mattei con l'idea che ci aveva di sviluppo sociale rispetto a quelli di oggi? Cioè, ci sono state delle fasi storiche che, guarda caso, sono state le fasi di maggior sviluppo dell'economia e della società dei paesi occidentali, perché si è conquistato la possibilità per gli operai di vivere senza, diciamo così, di andare in pensione senza morire l'anno prima, ma la terza età è una conquista di quelle politiche, di quelle politiche. Prima la gente moriva andando in pensione, si è conquistata la terza età e avanti, si è conquistato un livello di vita, di civiltà, di dignità, la sanità pubblica, insomma, si è conquistato un mucchio di robe. Oggi le stanno distruggendo tutte, e chi prova a dire che forse le ricette sono sbagliate viene tacciato di ideologismo, perché questa è la... come se invece loro fossero dei signori che, come si vede, applicano la scienza. Infatti Monti, dopo un annetto di sperimentazioni, ha prodotto la più grave recessione prodotta artificialmente da un governo sul suo paese che si sia vista in Italia dal dopoguerra.